un'altra partita di campionato, sicuramente giochiamo con una squadra che sta facendo molto bene. Dall'altra parte penso anche noi abbiamo fatto bene ultimi tempi come risultati, come comportamento, e speriamo che nasca una bella partita. Cosa le colpisce di più del calcio di Montella? Abbiamo una squadra che gioca bene. Gioca bene, sono attivi, si propongono. E se per qualcuno è sorpresa, ripeto, anche Catania l'anno scorso ha giocato su per giù lo stesso calcio, anche se con altri interpreti. Senta, tra l'altro Montella ha parlato pochi minuti fa, ha detto una cosa, insomma, anche scherzandoci sopra, ha detto: ma se a Roma vedo che è in discussione De Rossi, potrebbe venire a Firenze. Ma ripeto, lo ha detto scherzando col sorriso. Lei risponde qualcosa su questo tema, Montella? No, io penso che non c'è da scherzare su questo argomento, visto che voi più che informare disinformate, e mi dispiace qui. Perché dice questo? Vuole fare qualche... Perché ho sentito servizio anche suo, sì. Qual è la cosa che pensa sia stata una disinformazione sulle sue dichiarazioni di due giorni fa? Tutto. Io dico, quando non si dicono le parole che dico io nelle interviste, si aggiungono, si correggono, era altro, visto che non l'avete fatto voi direttamente. Cosa ha trovato di errato, no? Per capire intanto se vuole fare tutto, il chiarimento. Io dico tutto, per me è stato un pezzo allucinante. Chiudiamo la questione, visto che insomma non ha gradito come è stata riportata questa intervista di De Rossi. Le chiedo se ha deciso... Non c'era intervista di De Rossi, dove intervista, intervista sull'argomento De Rossi, no? Penso che lei intendesse quello. Ha deciso il problema di intervista mi sta bene, a me mi sta male commenti e cambio delle parole e dei sensi. Prego, andiamo avanti. No, per chiudere il discorso, visto che torna dopo tre giorni di squalifica, lei ha già deciso se tornerà anche in campo a primo minuto o no? È a disposizione, lo sapete che la formazione la do domani. Beh, penso che questo si dice ogni conferenza stampa, sempre quella che viene dopo e sempre quella che è decisiva. Per me è un campionato, si giocano tante partite e bisogna farne una alla volta. È normale che se si vince si migliora la classifica, si prende più convinzione. Se non si vince si vede che si deve lavorare di più e meglio. Abbiamo visto tutta la squadra che ha lavorato questa settimana bene, non abbiamo avuto dei problemi. Si sono aggiunti la Mela e Taddei che erano fermi l'altra settimana e anche se non sono al 100% sono a disposizione. È una squadra che ha fatto tanti gol su calci su pallina nativa e tanti altri pericoli che non sono finiti gol, però li stanno facendo bene, li hanno studiati e sono pericolosi su quello, oltre che sul gioco normale. Io penso che è abituato a giocare in un centrocampo diverso. Quindi solo una posizione, un discorso tattico? Il discorso solo tattico. No, vabbè, lui farà questi mondiali, io sono contento per lui, è normale che noi abbiamo dentro ancora altri due difensori centrali che hanno la mia fiducia, quindi io non credo che c'è bisogno di operare sul mercato. Ma io la quotazione non la so, quindi come faccio a dire che è sopravvalutato, no? Ma ci sono tantissime. Per me può essere il giocatore importante, per gli altri non lo so quanto lo possono valutare, quindi io non so, io ripeto come discorso che leggo i giornali, sento quello che dite. Io dico che oggi difficilmente si trovano 10 squadre che lo vogliono acquistare, è per problemi economici e per problemi di età.
Il problema è che dopo quello che è successo per me non è successo niente, quindi non ho bisogno di fare nessun chiarimento con nessuno, non ho parlato né con De Rossi né con la società, anche se dite che avevamo fatto le riunioni. Io ripeto, concetto, per me De Rossi è un ottimo giocatore, è un giocatore importante e spero che ci servirà. Poi sul portiere la formazione domani. Abbiamo ascoltato all'inizio del...